Allora, oggi c'è Ciro, c'è la nostra waifu che però abbiamo detto non è pronta ad aumentare il nostro rapporto. La bambina, sono curioso di vedere come va avanti la sua storia. Per quanto vorrei andare avanti anche con lei, però la storia della bambina mi incuriosisce. E tra l'altro, in teoria, hai detto a qualcuno che voglio scappare di casa? In teoria no. Sento che il nostro legame si rafforzerà. E in teoria è l'unico confidant adesso che ha superato il quinto livello. Andiamo. Sono curioso più che altro, sono curioso di vedere come va avanti la sua storia. Vediamo. Certo che sono tornato, che ti lascio da sola. Papà e mamma hanno divorziato? Ok, passiamo il tempo con lei. Prego. Se onestamente a dirle di no, dopo che ci dice mamma e papà no, scusami, non ho tempo, si mette a piangere. Sarebbe terribile, onesto. Ah, ok. Quindi non hanno ancora divorziato. Per un bambino una situazione del genere deve essere veramente pesante. Non farlo, decidi tu, calmati. Ok, andiamo con letteralmente veramente calma, cioè... Dai buona. Brava. Questo è un comportamento molto più maturo. Purtroppo non possiamo fare nulla, anche se dovremmo, però. Un posto dove andare. Dovrebbe essere tutto, ti servirà molto altro. Da bere magari anche, non lo so, delle mutande di ricambio. Allora, lei è sicuramente decisa, quindi dirle molto altro vorrebbe dire un po' fermarla, quindi non lo so, dovrebbe essere tutto. Perché lei è convinta, ma tanto non lo farà. Esatto. L'abbiamo mentalmente detto una cosa giusta a una bambina, ma tanto è sbagliata. All'aria assorta. Io vorrei che tu non lo facessi, Sembra essersi legata a me. Sento, il nostro legame si sta rafforzando. E il problema è che... Cioè, stiamo facendo la cosa giusta aiutandola, ma nel momento stiamo facendo anche la cosa sbagliata, perché stiamo dicendo di fare quello che vuole, però... O magari litigheranno ancora di più perché sei scappata, che ne sai? Secondo me sarà colpa tua a quel punto. Ho accompagnato Mike e ho fatto ritorno al dormitorio. Allora, sono contento che il nostro confidant con lei stia avanzando velocemente. Però la storia è un po' altalenante, nel senso... Ciao, bentornato. Hai sentito l'ultima che gira a scuola? Ma dai, è una storia di fantasmi. Non sono dei bambini, dovrebbero sapere che i fantasmi non esistono. Comunque, all'improvviso mi sento a disagio. Credo che andrò a dormire prima. Quindi oggi non verrò al Tartaro, scusa. Tranquilla che tanto non ci andavamo, quindi... Allora, oggi è sabato. Il sabato da mangiare in teoria non c'è niente di speciale. Quindi in teoria proviamo il Wild Burger, che aumenta il coraggio, che adesso è la statistica più indietro. Non ci ha dato la seconda opzione, quella di poter provare qualcosa di misterioso. Proviamoci. Tanto il coraggio adesso è quella che c'ha di meno, quindi ha senso comunque. Ho deciso di provare il nuovo hamburger. Forse a differenza degli altri due qua... Ok, livello 3 anche sul coraggio, perfetto. Devi venire più volte per sbloccare qualcosa, mentre là è devi avere la statistica. Non lo so. O forse quando mi danno il messaggio. Forse quando mi mandano il messaggio è il momento giusto. Vediamo. Chi è? Ho ricevuto dei messaggi. Oh no. Combattimento tra waifu. Però aspetterò. Indovina chi si annoia. Yuko, mi stai invitando? Aspettiamo prima di rispondere, perché uno, voglio vedere la televendita, e due, voglio vedere se Maya è aumentata.
Oggi vi offriamo il set per uno stile di vita salutare. Volete mostrare che siete molto più salutari degli altri? Allora abbiamo proprio quello che fa il vostro caso. Iniziamo con sandali salutari. In questo modo sarete salutari dalla testa ai piedi. Oh santo cielo, che meraviglia! Ma aspettate, non è tutto. Ci aggiungo anche cibo dietetico. Indovinate quanti? 4. È tutto per 3.980 yen. Un semplice prodotto limitato, disponibile solo e soltanto per oggi. Avete sentito bene? Solo per oggi. Vabbè, 4.000 yen ci può anche stare, dai. Oggi ci sto. Vediamo se sono buoni i suddetti sandali. Sono sicuro che aumenteranno gli HP. Niente più, niente meno. Però, vediamo. La televendita è finita. Nuovo messaggio da Maya. Mi ricevi? Avanti, la tua complice Titi chiama. Ti aspetto nel dungeon di Shinagawa. In teoria, adesso dovremmo essere a posto. Sento che presto potrei avvicinarmi. Dovrei passare del tempo con lei. No, per quanto vorrei, abbiamo lo stesso adesso problema anche con lei e anche con l'amico dello sport. Il che vuol dire che Maya, volendo, ci sono tutte le domeniche. Abbiamo portato Maya abbastanza avanti. Occupiamoci di lei allora. Mi piace riuscire a incastrare per bene tutte queste cose. Abbiamo avuto 3 giorni di festa, abbiamo portato subito Maya avanti. Buono. Ora abbiamo un problema con un altro confidant. Lo risolviamo adesso che abbiamo il giorno libero, così non sprechiamo la giornata a scuola. In teoria dobbiamo anche occuparci degli anziani. E lì purtroppo sarà questione di trovare il momento adatto. Ma nello stesso modo ci siamo occupati di loro anche durante gli esami, che non c'era nessuno che potevamo uscire. Mi piace incastrare in questo modo le cose. È perfetto, è veramente perfetto. Però Maiko ci aveva detto che il tizio con la maglia rig veniva qua la domenica, ma non lo vedo io. Magari apparirà più avanti. Per quanto vorrei appunto portare avanti anche Maya, avanzerò invece con l'amica dello sport, con la nostra cara manager. A me lei piace. Loro due mi piacciono come personaggi femminili. Ad ora non abbiamo ancora visto gli altri personaggi femminili presenti, per esempio, nel nostro gruppo. Ma essendo esterni, mi piacciono. Indovina chi si annoia e indovina chi esce con te, allora. Potrebbe essere una buona occasione per rafforzare il nostro legame. Meglio di così, dovrei rispondere. Oh, ma che bella con quel vestito! Volevo provare il pugnometro, ma la fila era così lunga che mi è passata la voglia. Torniamo quando ci sarà meno gente. Oh, cielo! Guarda, che amore! E poi potremmo farcela al primo colpo. È passato tanto tempo dall'ultima volta. Anche se non sembra, me la cavo piuttosto bene. Ci regala lei l'artiglio? Oppure fallisce e dobbiamo provare noi e lei dice: wow, sei bravissimo! Oh, non ci sono riuscita! Che cosa? È impossibile, non lo accetto, deve essere per forza truccato! Cavolo, sei scarso. Non so se dirle sei scarsa per ridere o dire calmati. No dai, vuoi una mano? Tra l'altro ho appena notato una cosa. Il poster che c'è dietro è ispirato alla copertina di Persona 4 Arena. Le posizioni sono esattamente le stesse. Grazie per l'offerta, ma non preoccuparti. Se continui a muoverlo nella stessa direzione dovrei riuscire a farlo cadere. Oppure farlo venire. No, si scherza. È una seccatura, ma la pazienza è la virtù dei forti, sai. Vale anche nello sport. Chi si allena pazientemente diventa un atleta di alto livello. Comunque è ora di fare sul serio, non mi arrenderò finché non sarà mio. Ma se vuoi te lo regalo io, ce l'ho già. Sembra molto concentrata, oggi ho scoperto qualcosa di nuovo su di lei. E il nostro rapporto si è avvicinato. Beh, alla fine l'ho preso. Però sono stanca morta, sono a corto di energie e soldi. No. Torniamo indietro, Starkun, devo cenare e ricaricarmi un po'. Dopo aver salutato Yuko, ho fatto ritorno al dormitorio. Sicuramente con Maya magari sistemavamo le cose, però è stata una giornata produttiva. Ehi, che si dice, coso? Ormai è proprio il minimo sindacale, eh? Però ora abbiamo abbastanza coraggio per prendere il ramen, ma mi sa che è esatto, oggi non è la giornata giusta. D'accordo, Wakatsu sì, allora. Ormai siamo i clienti abituali di questo posto, altro che. Tra l'altro dobbiamo diventare dei geni per poter uscire con la senpai. Però ancora non c'ha detto nulla Yukari. Comunque abbiamo sistemato le cose con la nostra amichetta dello sport. Oggi comincia il periodo estivo, però dobbiamo recuperare con l'altro amico dello sport, con quello del carro. È quasi ora di andare. Preferisco il vestito intero, onesto. Buongiorno. Il corpo studenti sembra irrequieto in questi giorni, non trovi? Già, purtroppo non ti posso dire di no, lo so benissimo. Come pensavo. Beh, spero proprio che non abbia a che fare con le ombre. Purtroppo no.
Akiko ha detto che forse arriverà un nuovo membro, ma non sappiamo ancora quando verremo attaccati, per cui resta sempre allerta. Credo che se arriverà, arriverà dopo la luna piena. Tra l'altro manca questa settimana, quindi per oggi le lezioni sono finite. Allora, l'amico dello sport c'è. C'è anche il consiglio studentesco e c'è anche la bambina. E infatti mi ha scritto stammi beh. Quindi vuole salutarci. Voglio vederti l'ultima volta. Cacchio. Oh, ma sta facendo sul serio la bambina, per quanto cacchio si dica, in realtà ha preso la cosa mica sullo scherzare. D'accordo, andiamo a vederla. Spero che non faccia cavolate. Posso fare già una predizione? Secondo me incontriamo i genitori e ci dicono che è colpa nostra che l'abbiamo inculcato questa idea nella testa. Magari mi sbaglio, però potrebbe essere un'idea, sai? Però lei c'è ancora. Ti stavo aspettando. Va bene se parliamo? Ma certo, passiamo il tempo con lei. Grazie, quindi sentiamo. Onii-chan, imamade arigato. Mi chiedo però se sia legittima la cosa, nel senso, davvero per un bel po' non la vedremo. Ne dubito, onesto. Però sarebbe una bella idea, tra virgolette. Sai che è un'idea del cazzo, vero? Ma proprio così? Non provi neanche a fermarla. Ma porca troia. Sono i genitori? Porca troia. Non ha il cellulare, tanto. Non puoi neanche provare a chiamarla. Come immaginavo, si danno la colpa a vicenda per colpa della bambina, ma non per colpa sua principalmente. È colpa tua, vero? Lo sapevo. La donna è estremamente agitata, ovvio. Esatto. Ma va, davvero? Chi lo immaginava? Ti giuro, mi aspettavo un messaggio subito dopo. È colpa tua, vero? Sono insicuro se dirle questo o questo. Però in teoria non stiamo parlando con lei, quindi deve essere colpa vostra. Lo so, però signora, è la realtà. Tu sei pressante e tu l'hai menata. La colpa ce l'avete entrambi, So che è stato sbagliato dire è colpa vostra. Però signora, lei le sta un peso al culo. Lui l'ha menato, per quanto in realtà sembra un uomo gentile, però comunque l'ha menata. Al negozio di musica al chiosco di Takoyaki. Beh, noi l'abbiamo incontrata là, quindi direi questo. Takoyaki? Magari è andata a mangiare qualcosa prima di scappare. Fatemi sapere. Ah, siamo andati tutti? Eccola, infatti, ti pareva. Onii-chan, ecco appunto. Maiko, bene? Kega wa doko mo itai toko nai? Yokatta. Yokatta. Shinpai shita no yo. Dou shite konna koto suru no? Sonna ni mama o komarasetai no? Chotto, yoshinasai. Posso dire che è davvero un bel confidant il suo. Purtroppo è molto rapido,
Però non mi è dispiaciuto. So che non siamo ancora alla fine, però ti giuro, sembra un discorso da fine Confident in cui adesso loro si riappacificano e tutto a posto. Però è stato bello fino ad ora. Spero che anche gli altri Confident abbiano, non ti dico la stessa intensità, però anche quello dei vecchietti secondo me non è male. Infatti vorrei continuarlo. Grazie al cazzo. Posso dirla io una cosa invece a te? Potresti evitare di minarla? Almeno quello, almeno quello. Poi vedi tu. Di nulla, piccolina lei. Maiko sembra sollevata di sapere che i genitori tengono a lei. E beh, sento, il nostro legame si sta rafforzando. Ci mancano tre incontri. Tre incontri, abbiamo già finito il Confident. E onestamente, anche se è stato veloce, non mi è dispiaciuto. Mi chiedo quale sia la persona che otterremo dal suo Confident. Sono curioso. Bye bye. Maiko è tornata a casa con i genitori e decide di tornare al dormitorio. Spero che non ci vorrà molto per rincontrarla, onesto. Che succede qui, eh? C'è musica tragica mentre c'è un momento di festa. Ok. Beh, potrebbe essere un'ombra scambiata per uno spettro. Dai, non fare la fighetta. Non aver paura. Sentiamo. Ma dai! Domo, konbanwa. イオリ順平アワーのお時間です。世の中にはどうも不思議なことってあるようなんですよ。本当せんこいよね。遅くまで学校にいると死んだはずの生徒が現れて食われるよって階段。私の知り合いに、まあ仮にAとしておきましょうか。Aがね、言うんです。イオリさ、俺変なものを見ちゃったって。 C'è da dire che questa storia però di quello che potrebbe succedere nelle aule in realtà gira già da un bel po', nel senso è da forse il secondo mese che eravamo qua che già girava questa cosa. Però ovviamente uno pensa sia una storiella, però vuoi che forse in realtà è un'ombra? Vuoi che forse è uno shadow? Mammari shinken na mon dakara nani ga atte watashi kikimashita kare ni. Kare kubi kashige nagara ne. Quella che è svenuta. Ma a quanto pare aveva ragione. Che cosa hai capito? Sentiamo. O magari aveva preso possesso di lei o la stava controllando, eh? Ma la domanda è, perché è andata a scuola? Partiamo dal principio. Ma... C'era bisogno. Bravo. Quello di sicuro. Non è questione di essere fifona, ma se c'è davvero qualcosa a scuola. Esatto, bisognerebbe indagare, bisognerebbe controllare per evitare che altri finiscano in pericolo.
それは助かる。君の悪い話だからな。で、じゃあよろしくな。ああ怖い怖い。ma dai。ma dai che stronzi。Oh, almeno abbiamo la serata libera. Oggi niente computer, eh? Me lo occupi. Sto facendo delle ricerche online su quella strada dei fantasmi. Sembra che ci vorrà un po' però. Per cui oggi non andrò nel tartaro, scusa. E se io volessi usare il computer? È mio. Ci serve trovarci qualcosa da fare la sera. Letteralmente ci servirebbe un confidant serale. L'unico che però abbiamo trovato è Tanaka, però vuole la nostra bellezza alta. Ma siti nuovi niente? Vabbè, non è che abbiamo molte altre scelte, eh? O andiamo a lavorare o andiamo a mangiare per aumentare il sapere, quindi tanto vale fare uno dei due. Almeno così aumentiamo il sapere, siamo tranquilli. E se riusciamo a maxarlo il prima possibile, almeno possiamo uscire anche con la senpai. L'ora oscura. In automatico. Vuoi vedere che è il ragazzino? Ci dice del presagio di questa settimana. Buonasera. Sto meglio di prima. Sempre un giorno più vicino alla morte. Fuori di qui. Certo che mi ricordo di te. Che novità. Certo. A presto. Quindi lui ci avverte, però non vuole poi sapere com'è andata letteralmente. Se l'altra volta abbiamo ottenuto la carta della papessa, questa volta che carta otterremo? Bella domanda. Buongiorno. Da oggi in poi farò del mio meglio. Buona fortuna. Ma almeno sai di cosa parlo? Beh, non importa. Scoprirò tutto quello che c'è da sapere sulla storia dei fantasmi. Mi raccomando, ci scambieremo le informazioni questo venerdì. Potresti raccogliere qualcosa anche tu, Star-kun. Magari parlando con gli altri studenti dopo la scuola. Ovviamente l'ho detto buona fortuna sapendo che intendeva questo, però ovvio che dovevo chiedere per cosa. Il professore Koda. Questa espressione Mono Susamajiku si trova anche in Mastinomi Madonna Mia Ugetsu Monogatari. Tra le storie di Ugetsu sono particolarmente affezionato a quella della moglie fantasma vendicativa. Sai che mi aspettavo almeno un punto esclamativo sopra Yukari? Una storia inquietante ma toccante. A proposito, conosco una bella storia di fantasmi, vorrete sentirla? Mi aspettavo davvero qualcosa, onesto. Comunque, vai pure, resta sveglio. Allora, il mio amico, quello che era entrato nella galleria, ha urlato all'improvviso: c'è una ragazza dietro di te! Sono corsi a casa, terrorizzati. Poco tempo dopo, però, ho iniziato a sentire dei misteriosi colpi provenire dall'interno del muro. E una voce debolissima che gracchiava: fammi uscire, fammi uscire. Per quanto ne sapevo, la stanza non era mai stata abitata. Chi c'era nel muro? Così una notte decisi di avvicinarmi al muro, da cui provenivano i suoni, e di bussare. All'improvviso, proprio dall'orecchio, ho sentito chiaramente una voce femminile: sono qui! Ed ecco come la mia famiglia si è guadagnata un nuovo membro. È cresciuto come un essere umano qualunque, però. In che senso? Ora la mia unica paura è che si sposi lo sfigato con cui sta uscendo. Cosa? Ops, ecco la campanella. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Sono rimasto sveglio. Non ho ben capito cosa sia successo, ma va bene così. Per oggi le lezioni sono finite, quindi devo davvero andare in giro a chiedere informazioni. Dubito che i nostri confident ci aiutino, però. Però in realtà mi ha appena detto una cosa giusta. Takeba ha degli standard molto alti, forse per uscire con lei bisogna essere molto fascinosi. Effettivamente quando è che usciremo con lei noi? La cosa più utile sarebbe ovviamente chiedere a qualcuno come il consiglio studentesco se sapessero qualcosa. Pare che sia svenuta un'altra ragazza, stavolta nella 2C, ed è sempre la sindrome apatica, chissà se è contagiosa. Te l'ho già detto, è svenuta davanti all'ingresso. La sindrome apatica non è nulla di che. Scommetto che basta solo un po' di tempo per riprendersi. Non stiamo raccogliendo granché di informazioni noi, eh? Sai che forse noi non dobbiamo chiedere niente, perché alla fine credo avanzerà di storia. Cioè, se davvero volevano che noi indagassimo, ci dicevano vai a indagare e non puoi fare altro, punto. Se tanto davvero a noi non ci tocca fare niente, andrei avanti per la mia strada e uscire con i miei confidant. Devo trovare un momento buono in cui non succede nulla e non ho nessuno con cui uscire per andare di nuovo dai vecchietti. Anche se perdiamo la giornata, comunque al
almeno risaniamo il nostro legame che ancora non è al massimo. Spero di non disturbarti, hai un momento per vederci? Dovrei. Onestamente spero che le uscite con Elizabeth prima o poi ci abbassino un po' i prezzi, sai? Perché nonostante guadagniamo adesso nei Memento, ah no aspetta, nel Tartaro, comunque poi a continuare a prendere persone ne sprechiamo un sacco di soldi. Star Sun, come vanno le cose? Anzi, avrei un favore da chiederti se hai tempo. Ma certo, passiamo il tempo con lei ovviamente. Grazie mille. È un po' imbarazzante, ma mi aiuteresti a fare i compiti? Matematica per la precisione. Parliamone in biblioteca. Va bene. Perché questi due sono così messi a fuoco dietro di noi? Una tesoriera neanche brava in matematica. Beh, è un'aria che ispira fiducia, quindi ci sta. Perché hai conosciuto me? Ma che bel figurino. Esatto. Se dovete parlare andate da un'altra parte voi invece. Senti chi parla. Guarda come vi guardate. State facendo gli occhi dolci a vicenda, è palese. Ecco appunto. Guarda, lo sapevo. Ehi, stai gridando tu, zitto, sei in biblioteca. Ecco, ti pareva. Non mi aspettavo così. Che svergognati, mamma mia. Non hanno proprio pudore sti giovani d'oggi. Sti maledetti. No, quello non sono d'accordo. Ci stanno le storie d'amore a scuola, però Ma come ragazza invece che cosa pensi? Allora, aspetta. È un po' un'esagerazione così, tesoro. Però capisco il tuo punto di vista. Che cosa? Non si può fare fusioni a scuola? Mi sembra un po' esagerato, però effettivamente credo che per lei sia importante. Però un po' esagerato. Ti tengo la mano se vuoi. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Tanto quei due stanno limonando dietro il muro, voglio dire. Oh, che caruccia. Ma che caruccetta sei, piccolina, con questi occhiali, mamma mia. Allora, è una scelta difficile, eh? La ragazza dello sport mi piace, ma anche lei, porca miseria, c'ha una marcia in più data dagli occhiali che nessuno mi può togliere. Mamma mia. Ma perché no? Così studiamo anche noi, no? Ah, proprio, sì, me ne vado, ciao. Ma proprio, me ne fa richiesta totale lui, tanto che gli frega. Allora, il pacco. C'è una scatola sul bancone, sembra che il prodotto ordinato in quel programma di televendita sia arrivato. Che cosa vuoi che ci sia? Esatto, i sandali. Quindi nei giorni di festa mi arriva fuori dalla porta, mentre i giorni scolastici lo trovo qui. Ehi, i casi di sindrome apatica sono in aumento, vero? A scuola girano tutte quelle strane voci, quindi non riesco a stare con le mani in mano. Spero che ci sarà un'altra operazione contro un'ombra gigante, così potremo prenderla a calci nel culo come si deve. Junpei, non esageriamo. Vediamo su detti sandali allora. Salutari annulla veleno. Beh, questi certo ci aumentano la velocità, per carità. Però questi qua non sono male. Vabbè, visto che cercano lavoratori urgentemente, direi di andare a lavorare oggi. Tanto ripeto, sono soldi e due statistiche in una botta sola, quindi tutto di guadagnato oggi. Per un attimo mi aspettavo di nuovo l'ora oscura, sai? Vediamo. Junpei. Ehi, che si dice, cosa? Stai indagando su quella storia di fantasmi? Stai chiedendo in giro? Un po', non troppo. Non mi sembra che riceviamo grandi informazioni. Dai, so che stai mentendo. Non è vero, ci sono andato ieri. Beh, non che io abbia fatto qualcosa. Per me dovremmo lasciare semplicemente fare a Yucatan. Penso che la stia prendendo troppo seriamente. Sa essere molto testarda. Quanto a me, ho un sacco di storie dell'orrore da raccontare. Scommetto che la storia dell'altra sera ti ha fatto accapponare la pelle. Però dicono che sia vera.
Allora, sono sicuro che sia vera. Il punto è che cosa ha scatenato il tutto. Sono sicuro sia stata un'ombra. E il nostro amico dello sport oggi non è disponibile. Il che vuol dire che di disponibile c'è lei. Ah, e anche il consiglio. Onestamente, con quelle belle calzine e il vestito scolastico estivo, mamma mia. Stai andando a casa? L'ultima volta ci siamo interrotti. Usciamo di nuovo se ti va. Ma certo. Sento che potermi avvicinare. Ovvio. Dai, andiamo. Grandioso, stavolta andiamo a divertirci in città. Che ne pensi del centro commerciale? Magari una torta da Chagall. Tutto quello che vuoi. Ti giuro che pensavo il tizio qua si avvicinasse a noi. Era talmente vicino, ho detto che succede. Tutto quello che vuoi, andiamo, dai. Ah, ancora sto bambino, ma porca miseria. Oh, ma fai attenzione. Esatto, ma porca miseria. Mamma mia. Beh, immaginavo, Ma noi siamo lenti, siamo dei piccoli. Esatto. Zietta. Ah, ecco. Immaginavo. Vi insegno a correre. Ecco, appunto. Eh beh, è una pista da corsa, ci credo. Voglio venire qui quando sarò grande. E anche stavolta niente caffè e niente torta. Certo, zietta. Mi aspettavo. Che belli i nostri incontri così, eh. Onestamente preferirei concentrarmi di più su di lei che su queste cose qua. Però vabbè, fanno parte del suo confidant. Ho capito. Ottimo, prossimo atleta internazionale. Hai visto quanto era veloce? Ecco, appunto, lo sapevo. Vabbè, sei la manager, non sei tanto lontana da questo, eh. Sta a te decidere. Tanto decidono i bambini, hanno già deciso, mi dispiace. Ecco, appunto. Va bene, lo faccio. Hai! Yuko Kochi! Yuko Kochi! Ma dai, è il tuo ragazzo! Yuko ha iniziato a dare le indicazioni con passione ad ogni bambino. Ah, proprio così all'unisono? È la madonna. Dei robot, sti bambini. Ho osservato Yuko fare da coach ai bambini. Infine sono tornati tutti a casa. Abbiamo perso un'altra giornata, eh. Beh, perché no? Sì, ma ho fatto 3 lezioni con quelli di atletica. Oh, Gesù, dovrei recuperare anche con loro. D'accordo, ci proverò.
Ci sto, dai. Grazie a te di stare con me per uscire. Sembra che Yuko conti su di me. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Ottimo, ottimo. Mi immagino in che modo, Yuko. Sono 3 volte che dobbiamo uscire a mangiare una torta, a prenderci un caffè, ancora non ci siamo riusciti, vedi tu. Allora, vediamo se possiamo andare al ramen. Il menù speciale, il fascino aumenterà. Più che altro voglio fare tutti e 3 i menù speciali, perché dai, di sicuro anche il coso dell'hamburger c'è il menù speciale. Ho ordinato la ciotola Hagakure Special. La pancetta di maiale e le uova sode sono squisite, ogni cellula del mio corpo piange di gioia. Addirittura. Perfetto, dai. Fascino, brillante, lo so. Se però diventiamo più belli, possiamo fare anche Tanaka e immagino anche Yukari. Ecco appunto. Giorno. Ma è una gioia. Pensare così tanto alle storie di fantasmi mi ha fatto venire gli incubi. Non strafare. Non preoccuparti, sta bene. Semplicemente girano così tante voci stupide che diventa difficile mettere insieme i pezzi in modo sensato. Comunque ho ottenuto alcune informazioni utili, per cui ho intenzione di indagare ancora più a fondo. Cerca di ricordare cosa hai scoperto a scuola, ok, Star? Niente, quindi va bene. Mi scoccerebbe un po' perdere del tempo per recuperare il suo rapporto. Però se mi dovessi scrivere domenica, sarebbe meglio anche per me. D'altronde potremmo uscire con lui. In alternativa chi c'è? Ah, c'è Chihiro. Beh, onestamente meglio Chihiro che uscire con sto qua del mago, eh. Se posso scegliere. Non è ancora pronto ad aumentare. Allora la prossima volta, scusami. Iniziamo a fare lui, che così ci prendiamo potenza critico e autotarukaja. Che così nel caso possiamo poi passarlo anche a qualcun altro. Vediamo se si evolve, tra l'altro. Almeno un'abilità, sarebbe ottimo se succedesse. Io sono Zhao Koten. Sarò al tuo fianco a guardare la tua nobile anima crescere. Grazie. Autotakukaja, attacco in picchiata e ribellione, che onestamente non ci serve. O meglio, ce l'abbiamo la carta nel caso. Perché tanto arriveremo a un punto che anche con lui dovremo uscire per forza di cose per risistemare ancora il rapporto. Quindi il nostro rapporto potrebbe avvicinarsi. Perfetto, andiamo. Oh, che fortuna. Allora, andiamo da qualche parte. Detto questo, deve essere tu sei dove? Al ramen? Che novità. Vediamo come li mangia. Ho visto, esatto, sono rimpiccioliti, sono scomparsi. Nonostante l'aspetto, la zuppa ha un ottimo sapore, ovvio. Di cosa? Del ramen, della scuola, di vivere? Un po' mi fa ridere questa. Credo di vivere. Jinsei? Omae seishun drama. Abbiamo preso subito quella giusta, perfetto. Non sei riuscito a rimorchiare, vero? Aspetta di arrivare a fare il lavoro. Quando farai un lavoro che non ti piace, che ti serve per forza fare e che sei costretto ogni giorno a doverti svegliare per forza di cose, perché sennò vieni licenziato e non avrai soldi per poterti mantenere e di conseguenza non potrai fare nulla nella vita se non continuare a cercare un altro lavoro che comunque odierai ma che comunque dovrai accettare perché comunque avrai bisogno di soldi per poter andare avanti nella vita. Hai ragione, la scuola è proprio noiosa. Buona fortuna allora. Nandayo, sono yoyuwa. E penso che io non ho neanche una ragazza, eppure a che figurino che siamo. Sentiamo. Ma tu non volevi rimorchiare una professoressa? Esatto. Sicuro gli dice di no. Vabbè. Guarda, ha parlato meglio del suo piano segreto. Sente, il nostro rapporto si è rafforzato. Ma, guarda, onestamente. Onestamente. Non so. Mettile del rock, no, in un bicchiere. Magari funziona. Ora che ci penso, quello che ho piantato sul tetto dovrebbe essere pronto, perfetto. Tra l'altro mi chiedo cosa succede se per esempio non vai a raccoglierlo. Ah, che belli i miei pomodori. Sembra si possono raccogliere. 6?
3. Pomodoro salutare, HP, chi l'avrebbe mai detto? D'accordo, piantiamo 2 patate. Il 16-6, d'accordo. Germoglio di patata potenziante. Pomodoro salutare, 100 HP. Vabbè, beh, non è male. Se riusciamo a trovare qualcosa che ci dà gli SP, da qui a fine gioco pianteremo solo quello, te lo giuro. E niente, solito posto, soliti soldi. Vabbè, i soldi ce li abbiamo, le statistiche le aumentiamo, è tutto di guadagnato alla fine. E comunque il sapere lo dobbiamo aumentare, a prescindere. Abbiamo bisogno di sapere per poter uscire con la senpai e abbiamo bisogno di fascino al momento per poter uscire con Tanaka. E ricordi cosa faremo oggi? Stanotte dobbiamo scambiarci le informazioni sulle storie di fantasmi. Non vedo l'ora. Già, ho sentito delle storie piuttosto interessanti mentre chiedevo in giro. Comunque vedi presentarti stasera, ok? Ma va, scompaio, non torno più. Eh sì, è proprio venerdì oggi. Guarda, mi sono impegnato solo su quello, eh. Ehi, che dovevamo fare? Non me lo ricordo. Sì, signora. Se no vi meno. Allora, amico maghetto e amico sportivo, questioni di lavoro e aiuto. È da un po' che non lo faccio, vediamo cosa fa la gente oggi. Livello medio 17, quindi siamo anche sopra la media. Sei stato al cinema, hai estratto un omikuji. Hagakure Ramen, hai studiato in biblioteca. Tomochika, Bebe, Miyamoto e Odagiri. Ok, quindi c'è Odagiri o appunto il mago e l'amico dello sport. L'amico dello sport ha detto che voglio aspettare domenica, magari c'è l'uscita e recuperiamo senza neanche sprecare tempo. Quindi vediamo lui. Non c'entra niente, ma hai mai sentito parlare del Re Gourmet? A quanto pare in giro c'è un buon gustaio espertissimo. Pare che sia uno studente della nostra scuola. Non sarebbe bello se ci consigliasse lui dove mangiare? Potrei portarci una ragazza. So che ora adora i sandwich, perciò magari potremmo incontrarlo mentre ne mangia uno. Ha dato informazioni sul Re Gourmet. A proposito, volevo parlarti un secondo. Non preoccuparti, non ci vorrà molto. Me lo dai un secondo? Vado a controllare il suddetto Re Gourmet. Forse no, forse lo incontriamo proprio con il Confident. Sul serio? Prima o poi devo parlartene. Dai, andiamo in cortile di sotto. Sentiamo. Ok. Dai, tatakae! Sai che se dice di sì, Dio mio, non esco mai più con lui. Te lo giuro, lo lascio proprio marcire e non esco mai più con lui. Allora, aspetta, sono sicuro che lui già stia andando avanti con la testa e non c'entra assolutamente nulla tutto ciò. Ma proprio, guarda, si sta facendo i film mentali, altro che questo. Ha proprio Steven Spielberg nella testa quest'uomo. Lo so di averti fatto un favore, l'ho fatto più io a te che tu a me, credimi. Il nostro piano segreto di Tomochika sembra essere andato benissimo. Sento che il nostro organo si è rafforzato. Io credo proprio di no. Nel senso, penso che lui abbia malinteso tutto, anche la sua vita. Tu sai che non intendeva quel tipo di lezioni private, vero? Mi ero scordato che sei qui addirittura, mamma mia. Tre punti proprio della serie. Che cosa sono... Perché ho sprecato la mia vita a uscire con lui? Sì, signora, siamo qui per ascoltarla. Noriki-chan? È certo che l'ha presa sul serio, sta qua si sta cagando addosso. Esatto, sentiamo. Se sono informazioni serie, sono interessanti, Ok. Ah, questo è importante.
校門で倒れてた例の子の話は確かにちょっと階段の内容に似てる。 OK。 でも一人がそういう目にあっただけでこんな騒ぎになったのはなぜでしょう。 Perché era la prima volta proprio. Perché erano più vittime. È vero. Ci hanno detto anche a noi che era più di una persona in realtà. はい、正解。ていうか驚いたよ。最初の事件のすぐ後に実は2度も同じことが連発してたから。 Esatto. Sì, questo l'avevo letto anch'io. 同じシチュエーションで3人も病院送りじゃ、そりゃ騒がれるわけです。では次。被害に遭った。 Però quindi non è la sindrome apatica, vero? 一見何の関係もないみたいに思えます。でも実は水面下に共通点があったの。その意外な共通点。 Dobbiamo rispondere noi, Junpei. なんなんだよこのノリ。誰の真似なんだよ。Sono state trovate davanti all'entrata della scuola? Beh, non è che avevo molte altre informazioni, eh. Ah, ok, questo non lo sapevo. Scusami, scusa, testa vuota. よってさらなる真相に近づくべく現場取材を決行することにしたから。は？Esatto, cosa dobbiamo andare a cercare il giro? 被害者の3人が決まって夜明かししてたたまり場ってのがあるらしいの。Ovvero? おい、それもしかしてポートアイランド駅前の。Ah, ok, dietro la stazione. なんだ、知ってたの？あそこやばいって。あそこ駅のすぐ裏だけど、マジ超いろんなヤバい噂あんだぜ。Però è pieno di gattini. ならなおさらみんなで行かなきゃ。È pieno di gattini quel posto, quindi. 一緒に来るでしょ? No, andate voi. Va bene, vengo anch'io. Tanto non abbiamo niente di meglio da fare. 俺行きたくねえな。あそこマジ漫画みたい。Eppure noi ci andremo lo stesso. つかそこまでする必要あんの実際。Sì, Junpei, dobbiamo. Mi spiace. 今まで私たち先輩に言われたまま動いてきたでしょ。このままでいいのかなってそういう風に思わない。そうかもしんないけどさ。そこで Non so se prendere l'azione così sia una buona idea, eh. 行かなきゃダメ。Sì, devi venire anche tu, bello. 明日の夜に出発だ。ああ、domani よ。Vabbè, ci sta. Ci sta. Abbiamo tutti accettato di andare in un posto losco domani notte. Quindi oggi siamo liberi. Visto, te l'avevo detto che non era una storia di fantasmi. Impossibile che esistano. L'importante è che tu ne sia convinta, Yukari. E voi eravate qui? Vabbè. Sono davvero colpita. Hai ottenuto tante informazioni in così poco tempo. Beh, oddio. Una su due domande ho azzeccato, eh. Oggi menù speciale e giochi. Quindi abbiamo due menù speciali oggi, eh. In realtà l'unico menù speciale che mi interesserebbe sarebbe scoprire quello del Wild Duck, però non sembra esserci nulla di nuovo. Forse perché ce l'ho da solo la mattina? Perché il Wild Duck me li mandava i messaggi, però non ne ho mai visto uno alla sera, mi sembra. Vabbè, andiamo ad aumentare il nostro sapere. Uno dei due dobbiamo aumentarlo. Facciamo il sapere. Visto che appunto la statistica è, come dico sempre, più difficile ad ora da aumentare. L'ora oscura? Ah, ci stava mettendo un po', ha detto. Ah, strano. D'accordo, sabato. Despite everything is still you. Devo ricordarmi dei miei impegni di stasera. Perché magari, se non lo facciamo, potremmo finire in qualche guaio. Però sicuramente andrà avanti di storia. Per oggi le lezioni sono finite. Ehi, ricordati di stasera, mi raccomando. Esatto.